stiamo già muovendo. Ci stiamo già muovendo e questo è il nostro impegno, che Tugenda venga fuori da questa crisi. Questo è l'impegno di un'amministrazione. Io più di questo non so che altro dirvi, perché le tematiche sono talmente tante, ma davvero tante, che non basta il comizio di una sera. Guardate, lo diceva prima Liliana, noi abbiamo mancato molto sulla comunicazione, ma perché abbiamo dovuto lavorare, abbiamo avuto problemi grossi che abbiamo dovuto risolvere, ma con l'aiuto loro noi saremo in grado di comunicarveli tutte le cose che succedono sul comune. Vi comunicheremo, vi faremo partecipare per il PUC, il piano urbanistico comunale. Sarete voi a partecipare, sarà il vostro PUC, non il PUC di pochi. Non il PUC di poco. Dove era il candidato sindaco Clemente Di Cerbe quando si faceva il piano regolatore? Dietro al commissario, però gli suggeriva, visto che le cose sono andate come sono andate. Allora basta, noi siamo stati propositivi, i giovani hanno parlato di concretezza. Non parliamo del passato, il passato noi non lo guardiamo più, non abbiamo mai rivendicato i sacrifici che abbiamo fatto per ripianare gli errori passati, è il nostro dovere. Se ci candidiamo, questo, se vuoi la bicicletta devi pedalare, quindi non siamo qui a fare le vittime, non lo facciamo perché lo vogliamo fare, sentiamo in noi la responsabilità di amministratori, perché questa collettività ha necessità di avere amministratori che guardano lontano, che guardano al di là del loro orticello e del loro naso. Basta con le chiacchiere, basta con i pettegolezzi, non è possibile ogni sera sentire. Ma poi la scuola, ho sentito a San Nicola, ma noi abbiamo fatto interventi sulla scuola che sono formidabili, vengono insegnanti da fuori, c'è una professoressa di Napoli, dice: non ho mai visto una scuola così bella, così accogliente. E naturalmente noi abbiamo investito su quella scuola. Il candidato Biondi mi parla della scuola di San Nicola, prima di tutto dice il falso, che noi volevamo chiudere la scuola, cosa non vera, che noi non so il contratto, noi abbiamo rinnovato il contratto con la Curia regolarmente. E poi addirittura abbiamo lavorato qui, abbiamo lavorato lì, la scuola di San Nicola, e poi scopro che i figli suoi non vanno a scuola a San Nicola. E allora è lui stesso che considera la scuola di San Nicola una scuola di secondo ordine, di periferia. Questo noi non l'abbiamo mai ritenuto. Io stessa, mia figlia, tanti anni fa ha frequentato la scuola a San Nicola. Quindi voglio dire, ma di che si sta parlando? Ma si facciano un poco di esame di coscienza, vogliamo un po' di concretezza, di intelligenza. Voi siete intelligenti, voi ci ascoltate e avete il vostro metro di giudizio. È inutile dirvi le chiacchiere, noi vi diciamo il buono e il cattivo. Ci sono delle cose che dobbiamo sopportare, sì, e c'è la cinghia da stringere, sì. Possiamo proiettarci verso il futuro, sì, ma solo con noi. Grazie. Non vi allontanate, perché vedete, non è il banchetto della prima comunione. Quando noi abbiamo fatto gli incontri rionali, abbiamo sempre poi voluto un momento conviviale con la popolazione, e quindi ci sono delle pizzette e un bicchiere di vino, va bene? Ne godiamo insieme.